Siamo con Fausto De Mare della De Mare SRL. Qual è il significato della vostra presenza in questa fiera Budva in Montenegro e quindi nell'internazionalizzazione della vostra attività? Ma innanzitutto la nostra attività è quella della costruzione e bonifiche di discariche. Il motivo è che siamo tutti ormai interessati all'internazionalizzazione dei mercati. Questo vale sia per le piccole che per le grandi imprese. Per le piccole soprattutto, non potendo internazionalizzarci in mercati molto più grandi come la Cina, l'Asia, l'India, abbiamo preferito un mercato più vicino a noi, che è quello dell'area dei Balcani. Soprattutto perché sono quasi tutti i paesi in preadesione e per entrare in Europa hanno bisogno anche di adeguarsi alle normative comunitarie in materia di ambiente. Bene, De Mare, in questo momento quindi siamo in una Repubblica che sta guardando a un futuro e ha bisogno del know-how italiano in particolare. Beh, ha soprattutto bisogno di quella che è l'esperienza che noi abbiamo fatto tanti anni fa nella costruzione e gestione delle discariche. Attualmente non ci sono discariche controllate e presto dovranno costruirle. Noi possiamo mettere a disposizione appunto l'esperienza che in questi anni abbiamo maturato. Non perché siamo più intelligenti di loro, ma per l'esperienza possiamo sicuramente favorirli collaborando e cercando di fare meno errori possibili sia nella costruzione che nella gestione. Noi siamo legati al Montenegro perché innanzitutto è una terra vicino a noi e poi storicamente la regina era anche la nostra regina e per cui, perché no, pensare in futuro ai Balcani e prioritariamente alla Monte Carlo dei Balcani che è il Montenegro, insomma.